Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Stiamo parlando da un po' di giorni di fotografia e video di stock e microstock e oggi ho pensato di portarvi un video dedicato all'equipaggiamento, ovvero che cosa serve per realizzare foto e video di microstock. Comincio col ripetervi una cosa, l'ho detto in tutti i video su questo argomento, all'inizio o alla fine, ve lo dico anche adesso e ve lo dico subito. Attenzione perché con la fotografia e con il video di microstock non si diventa ricchi, con il microstock non si guadagnano i milioni, non si va a Dubai, non ci si compra la Lamborghini e soprattutto non è una rendita passiva reale. Non è una cosa per cui noi possiamo pensare di lavorare per tot tempo e poi smettere e avere continuamente una rendita passiva generata da questa cosa. Non è così. Noi dobbiamo continuare a caricare immagini perché nel momento in cui noi smettiamo di immettere questo flusso di immagini, di video, di qualsiasi cosa sul nostro account di microstock, è come se venisse via via disabilitato. Cioè l'agenzia di microstock sa che noi non stiamo più caricando e quindi sa che il nostro portfolio è meno fresco, sa che le nostre foto sono meno interessanti. Perché vi faccio un esempio, se io ho caricato foto fino a 5 anni fa, poi scoppia il Covid e io non ho più caricato niente, la piattaforma lo sa che il mondo è cambiato, lo sa che siamo andati tutti in giro con le mascherine per un sacco di tempo, se io non ho fatto contenuti sul Covid, se io non ho fatto contenuti sulla guerra in Ucraina, se io non sto facendo contenuti sulle malattie, sulle epidemie, sulle elezioni politiche, se io non sto facendo tutte queste cose che sono di attualità in questo periodo, l'agenzia sa che il mio portfolio vale meno, vale molto meno e quindi non spingerà più i miei contenuti. Quindi non è una vera rendita passiva, io devo continuare a immettere immagini se voglio continuare a guadagnare. Addirittura io devo continuare a caricare immagini anche per guadagnare da quelle vecchie, perché magari ho immagini che sono diventate dei classici che continuano a vendere nel tempo, perché succede anche questo, però se le voglio tenere attive devo continuare a produrne di nuove, quindi devo caricarne di nuove perché l'algoritmo continui a spingere le mie vecchie che sono già andate bene. Questo solo per dirvi che non è una rendita passiva, per cui prima di cimentarvi in quest'ambito siatene consapevoli. Ok, e parliamo un po' di quello che serve per realizzare questo materiale. Allora, fondamentalmente dovete sapere che una volta c'erano dei margini un pochettino più stretti, erano di manica un pochino più stretta. Prima di accettare che voi caricaste il vostro materiale c'erano dei test da superare, c'era un test a crocette durante il quale vi venivano fatte delle domande di tecnica fotografica anche abbastanza banalotte, se ne capivate un minimo lo passavate al primo colpo. Io sono riuscito a cannarlo al primo colpo, quindi l'ho dovuto fare due volte. Erano delle domande semplicissime, facevano vedere tre immagini e chiedevano qual era quella con più o con meno rumore, facevano vedere tre immagini e chiedevano quale delle tre era composta bene mentre le altre due avevano un errore di composizione. Insomma, era una roba abbastanza semplice, però bisogna anche conoscere i canoni della fotografia di stock, quindi bisogna dimenticare tutto quello che crediamo di sapere sulla fotografia artistica, che brutta parola, e dobbiamo cominciare a entrare nel mood di una fotografia di lavoro, di una fotografia che sia al servizio di un ipotetico cliente immaginario che deve usare quell'immagine per i propri scopi. Per cui vi faccio l'esempio del frame che state vedendo. Per esempio, nella fotografia di stock io devo magari pensare che anche se sto facendo un ritratto magari devo mettere il mio soggetto su uno dei due lati perché devo lasciare questo spazio vuoto per una scritta, per un titolo. Questa è una delle cose che succedono molto spesso in fotografia di stock. Io devo già pensare all'utilizzo finale della mia foto, quindi devo già prevedere che la mia foto verrà usata per i social media e quindi devo lasciare il posto vuoto per mettere dentro il testo di una promozione. Questa ovviamente è una cosa che viene col tempo, non è automatica, non nasciamo sapendola già, per cui le prime foto che facciamo non saranno in linea con quello che loro vogliono, lo capiremo perché ce le comprano di meno o non ce le comprano per niente e quindi vedremo che l'unica foto che ci hanno venduto tanto è quella che rispettava quei criteri e quindi abbiamo capito in che direzione andare. Ovviamente vale lo stesso per la strumentazione, perché uno dei metri più precisi per capire se la nostra strumentazione è adatta a fare fotografia di microstock e vedere se l'agenzia ci rifiuta le immagini. Nel momento in cui vediamo che le nostre immagini vengono sistematicamente rifiutate con la motivazione che la qualità non è sufficiente, lì sappiamo che la nostra strumentazione non è adeguata. Mentre se le nostre foto vengono accettate, vuol dire che la nostra attrezzatura va benissimo. Alla fine è questo il criterio. Tenete conto che io ho caricato foto di microstock sulla maggior parte delle maggiori piattaforme attualmente online e queste foto erano fatte con una Canon 5D Mark IV, ma anche con una Canon 700D,
ma anche con una Canon G15, quindi stiamo parlando di una compatta, anche se è la regina delle compatte, una camera fantastica, camera anche abbastanza vecchia, ma la uso ancora, è veramente stellare quella camera. Ho caricato delle foto fatte con l'iPhone e ho caricato delle foto fatte con un Samsung. Quindi questo è solo per dirvi che in realtà non esiste una strumentazione giusta per fare fotografia di microstock. L'importante è che l'agenzia ve le accetti. Nel momento in cui ve le accetta, vuol dire che la strumentazione va bene. La strumentazione ovviamente ha le sue limitazioni, per cui se io sto scattando nel cuore della notte in un bosco buio senza luna e senza stelle e sono a mano libera, anche se sto scattando con la 5D Mark IV, la mia foto sarà così piena di rumore o così mossa che verrà rifiutata, perché di nuovo ci sono dei canoni da rispettare, quindi le foto mosse vengono rifiutate, le foto scattate a ISO alti vengono rifiutate, le foto con troppo rumore vengono rifiutate sistematicamente. Le immagini devono essere belle e pulite, quindi devono avere la gamma dinamica degli ISO bassi e il low noise degli ISO bassi, che devono essere scattate a regola d'arte, da lì non si scappa. Poi che cosa usiamo per scattarle sono cavoli nostri, però la foto deve essere pulita e nitida, quindi deve essere a fuoco e scattata con gli ISO bassi. Questo semplicemente per dire che se noi abbiamo la strumentazione all'avanguardia ma poi la usiamo male, poi ci vengono rifiutate lo stesso. Quindi strumentazione ok, ma è importante usarla bene e saperla usare. Se la sappiamo usare, possiamo lavorare anche con il telefono cellulare, posto che non sia un iPhone 5 magari. Se abbiamo almeno un iPhone 10, è molto probabile che riusciamo a lavorare un minimo per quanto riguarda la fotografia di microstock, ovviamente di giorno. Se abbiamo una strumentazione scarsa, dobbiamo lavorare in condizioni di luce ottimali, perché una strumentazione scarsa magari sarà sufficiente a darci la qualità che ci serve durante il giorno quando c'è tanta luce, sarà assolutamente proibitivo nel momento in cui è buio, quindi al chiuso o di notte assolutamente non riusciremo a farci accettare neanche una foto se stiamo scattando col cellulare, probabilmente neanche se stiamo scattando con una compatta, ma nemmeno se stiamo scattando con una bella fotocamera e siamo senza treppiede. Dobbiamo comunque lavorare in maniera tale da, ripeto, da avere gli ISO bassi ed avere un'immagine pulita. Questa è la cosa più importante, perché noi dobbiamo consegnare uno standard che deve andare bene se viene comprato in Italia, deve andare bene se viene comprato in Giappone, deve andare bene se viene comprato negli Stati Uniti, e l'unico modo di garantire questo standard è assicurarsi che le foto siano tutte fatte strabene. Questo ovviamente significa che se le facciamo bene con una fotocamera siamo a cavallo. Se le vogliamo fare con un cellulare o con una compattina, ovviamente lo possiamo fare lo stesso, ma con degli accorgimenti. Se stiamo usando una compatta, magari mettiamola su treppiede, cerchiamo di usare la modalità manuale se presente sulla nostra compatta e cerchiamo di scattare con gli ISO bassi allungando i tempi di posa. In questo modo riusciamo ad avere un'immagine decorosa anche con una compatta. Questo si può fare anche col telefono cellulare. Se noi abbiamo un treppiedino, uno stativo da cellulare, un reggicellulare, un Gorilla Pod, qualsiasi cosa, possiamo, scaricando delle app, regolare l'esposizione anche sul nostro telefono. Qualche telefono ce l'ha già nativamente, molti altri invece hanno bisogno di un'app dedicata, però è pieno di app, non vi sto neanche a dire quale. Scegliete quella che volete, basta che vi faccia gestire le impostazioni di scatto manualmente. Se ve la giocate così, siete in grado di realizzare delle foto da impiegare sulle piattaforme di microstock anche con una strumentazione veramente minima. Ovviamente più la nostra strumentazione è evoluta e più sono le cose che riusciamo a fare, perché se noi abbiamo esclusivamente un cellulare, nessuna luce, nessun stativo, nessun supporto, facciamo fatica a fare qualsiasi cosa. L'unica cosa che riusciremo a fare saranno foto della città di giorno o magari il ritratto di qualcuno di giorno, però non riusciamo a fare bene le inquadrature, non riusciamo a sfocare lo sfondo, non riusciamo a fare niente. Se cominciamo ad avere una strumentazione più evoluta, come può essere magari una compatta con la regolazione manuale dell'esposizione e un paio di lucette, già possiamo magari addentrarci a fare anche ritratto avanzato o fotografia di prodotto, se sappiamo quello che stiamo facendo e posizioniamo bene le luci. Ovviamente è difficile che se abbiamo solo una compatta abbiamo quel tipo di competenza, però è una cosa che si costruisce man mano, perché man mano che noi scattiamo e man mano che le agenzie di stock ci respingono le immagini dicendoci così fa schifo, devi migliorare, perché fondamentalmente è questo che ti dicono, noi man mano capiamo cosa abbiamo sbagliato o comunque cosa all'agenzia non è piaciuto, rifacciamo lo scatto e man mano miglioriamo. Quindi è anche un percorso che ci porta a diventare dei fotografi migliori. Per me è stato così, io l'ho fatto in un'epoca in cui con le foto di stock si guadagnava bene, quindi stiamo parlando ormai di diversi anni fa, adesso non si guadagna più praticamente niente, quindi non vale la pena mettersi a fare dei grandi set di fotografia di prodotto o fotografia di ritratto complicata
per fare micro stock, non ne vale più la pena perché non si rientra più della spesa, quindi bisogna fare delle cose molto rapide che ci permettano di lavorare in fretta, di realizzare un buon numero di immagini senza perdere tempo. Purtroppo il risvolto della medaglia è questo, cioè se dalla fotografia di stock ci vengono dati meno soldi, noi dobbiamo lavorare più in fretta, altrimenti siamo in perdita costante. In conclusione, possiamo dire che la fotografia di micro stock si può fare con qualsiasi dispositivo di acquisizione foto video sia in nostro possesso. Addirittura io vi dico che si può fare fotografia di micro stock anche con la pellicola. Se siete in possesso ancora di fotocamere a pellicola, potete anche usare quelle. La fotografia di micro stock si può fare anche con quelle, però di nuovo lì siete in perdita, perché farle a pellicola significa che avete il costo di pellicola e sviluppo, quindi già non vi conviene, perché se un rullino costa, mi ricordo neanche più cosa costano i rullini adesso in euro, mi sa che tra comprare un rullino e svilupparlo 50 euro vi partono. Se su 36 scatti voi pensate che dovete guadagnare 50 euro ci mettete 5 anni, su 36 scatti a riguadagnare 50 euro probabilmente ci mettete degli anni, quindi non conviene scattare a pellicola. Se parliamo di stare al passo coi tempi e scattiamo in digitale, già siamo un pochettino più efficienti, perché il digitale si suppone che stiamo utilizzando un device che è già in nostro possesso, l'abbiamo già comprato, quindi se è una macchina fotografica l'abbiamo già comprata perché la volevamo, e quindi utilizzarla per guadagnare qualcosa è come se fosse a costo zero. Se stiamo scattando col telefonino è completamente a costo zero, perché il telefonino l'abbiamo comprato per altro. Scattiamo delle foto e potenzialmente abbiamo un piccolo cashback sull'acquisto del telefonino. E poi via via, se cominciamo ad acquistare strumentazione più evoluta, è come se di volta in volta avessimo un piccolo cashback sull'acquisto di quella strumentazione, che di volta in volta ci permette di realizzare delle immagini migliori. Quindi è un processo, è un percorso che ci porta a migliorare noi stessi e la nostra strumentazione. Ovviamente si parte dal basso. Io sono partito che avevo solo una compatta, poi sono passato a una fotocamera reflex, poi sono passato a prendermi degli obiettivi e poi ho allargato il parco macchine, sempre investendo quello che guadagnavo in fotografia di stock. Era un'epoca felice in cui si poteva fare, perché i guadagni non erano malvagi. Adesso non si guadagna più quasi niente, quindi se lo fate armatevi di santa pazienza, preparatevi al fatto che dovrete scattare per molto tempo con il device che avete in mano, non avrete i soldi per cambiarlo subito, quindi trattatelo bene, prendetevi cura del vostro dispositivo, perché vi deve fare più scatti possibile, perché più scatti riuscite a fare, più scatti caricate e più quel dispositivo vi avrà fruttato per farvi comprare quello dopo. Quindi questo secondo me è il modo migliore e più sano di concepire la fotografia di micro stock. È un percorso che ci aiuta a comprare della strumentazione, a migliorare il nostro corredo, anche partendo veramente col corredo minimo, ovviamente a costo di metterci più tempo, di fare più sacrifici e di fare più fatica, perché ovviamente se partiamo con una strumentazione evoluta facciamo meno fatica, scattiamo già delle foto migliori. Parliamoci chiaro, anche se non sappiamo niente di fotografia, avremmo fatto una pessima foto col cellulare, facciamo una pessima foto anche con la macchina fotografica, ma la macchina fotografica ci dà già una qualità in più che potrebbe fare la differenza tra una foto accettata e una foto rifiutata. La strumentazione buona comunque un vantaggio ce lo dà da subito, anche se non la sappiamo usare. La cosa bella di partire con niente è che non dobbiamo spendere subito dei soldi, è un mercato che non ci obbliga a spendere subito dei soldi per avere accesso. Noi abbiamo accesso anche solo con una compattina o con un cellulare o con una GoPro, possiamo cominciare con quella roba lì e poi man mano costruire, ampliare il nostro corredo. Se cominciate con una strumentazione base, ricordatevi le regole base di illuminazione, ovvero il vostro device poco evoluto renderà molto bene di giorno in estate col sole. Quando il sole è calato in un interno o comunque con una situazione poco illuminata farà schifo. Quindi purtroppo se siete al buio fate prima a non scattare se è per microstock, perché ve le rifiuteranno sistematicamente tutte. Scattate solo se sapete che la foto viene bene e che poi viene accettata, perché altrimenti è inutile, avete solo perso tempo. Bene, io credo di avervi detto tutto su questo argomento. A questo punto vi aspetto nei commenti, se avete domande specifiche su questo o su altri argomenti vi linko in card gli altri video che ho fatto sempre su questo medesimo argomento. Vi ringrazio di aver passato questi minuti con me, è stato come sempre un piacere e io vi do appuntamento al prossimo video.